ringraziamo Mister Rustichelli per la sua disponibilità. Con lui cominciamo dalla fine. Due ingenuità costano la gara alle Fabiani. Il gol è preso, soprattutto il gol fallito nelle capovolgimento di fronte. Sì, chiaro, purtroppo gli ultimi 5 minuti abbiamo perso la situazione nel campo. Abbiamo fatto il secondo tempo la partita quasi sempre noi. Purtroppo siamo calati i 5 minuti, non solo l'ingenuità del gol, ma si è visto che loro lo volevano vincere a tutti i costi, invece noi ci siamo abbassati anche male sul capovolgimento di fronte. Purtroppo ci hanno preso scoperti, abbiamo fatto un errore in fase difensiva e abbiamo preso il gol. Il resto c'è da rimboccarsi le maniche già in settimana per provare bene la partita la prossima settimana. E prima di salutarci, che cosa dirà nello spogliatoio ai suoi rianalizzando questa gara? Dirò che siamo una squadra giovane e sull'attenzione di certe partite dobbiamo rimanere in partita tutti i 90-95 minuti. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto tutto il secondo tempo, giocare ancora, e che prima o poi il gol arriva, però non è possibile trovarsi in questo modo scoperti su un campo difficile come Panderola, con una squadra ottima che ambisce alla vittoria del campionato. Il resto però farò un applauso perché, ripeto, tutto il secondo tempo abbiamo fatto una partita, prima è stata una partita equilibrata, anzi purtroppo dopo il gol abbiamo avuto quel calo, dopo Caldarola sinceramente per 20-25 minuti ci ha messo dentro metà campo nostro. Il resto, l'obiettivo nostro è fare un buon campionato e per fare un campionato dobbiamo crescere in queste giornate. Grazie, ringraziamo il tecnico.